l'hai visto? Niente più musica con lo iovidofono per me. E 7, poi 8, lo iovidofono ormai si è rotto. È incredibile quanto l'abbia presa bene. Io non penso che l'abbia presa così bene come pensate tutte voi. Come va stamattina, tesoro? Ah, quindi è mattina. Non ci avevo fatto caso. Così non può andare. Eccoti finalmente! Ti abbiamo cercata dappertutto! Abbiamo scoperto che Pinkie Pie non ha preso nel modo in cui speravamo la critica costruttiva che noi le abbiamo fatto. Sì, lo so. Qualcosa per farla stare meglio. Sono sicura che ci sia. Dobbiamo solo scoprire cos'è. Ah, io non capisco. Non è portata per suonare lo iovidofono. Qual è il problema? Ci sono un mucchio di altre cose che sa fare perfettamente. Già, non saper suonare lo iovidofono è niente se paragonato a tutto quello che è capace di fare bene. Ed è esattamente quello che le faremo capire. Se la sproniamo a fare le cose che le piacciono e in cui è brava, si sentirà meglio e quindi si dimenticherà dello iovidofono. Sì, è vero! Hai avuto una splendida idea! Dobbiamo darci da fare! Non c'è un minuto da perdere! Andiamo, coraggio! Sparacoriandoli, un vero fiasco. Non biasimarti. Nessuna di noi è riuscita a fare di meglio. Va bene, non vi preoccupate. Ho trovato una soluzione alternativa. Invece di cercare di ricordarle in cosa è brava, dobbiamo ricordarle in cosa è la migliore, cioè essere una grande amica. Organizzeremo una festa per ringraziarla della sua amicizia. È un'idea a dir poco strepitosa. Se c'è qualcuno che ha bisogno di sentire quanto la stimiamo, è proprio Pinkie Pie. Dovremo coinvolgere l'intera città. Così si accorgerà di quanto la sua amicizia sia molto importante per tutti. Allora dichiaro ufficialmente